Progressi tecnologici, stavolta puntiamo, ci consiglia le ceramiche. Facciamo le ceramiche. Un altro scout barbaro qui. Quello sta esplorando alla grande. Vado, oh, stai calmo. Stavolta tocca a voi. Fatelo fuori cortesemente. Grandi. Ok. Loro teoria dovrebbero fortificarsi, ma conviene farli rientrare nei propri territori e poi fortificare dentro il proprio territorio dà dei vantaggi, raga, quindi facciamoli rientrare. Madonna, non giocavo a un Civilization da un botto di tempo, raga. Ovviamente, ragazzi, esiste il multiplayer, quindi magari ci può scappare una bella maratona in multiplayer. Turno successivo. Non è la montagna che conquistiamo, ma noi stessi. Cioè, ha trovato il Monte Everest il mio scout. Che è una meraviglia. Meraviglia naturale scoperta. Ok. Dove cacchio l'hai scoperta? Eccola qua sotto. Scoprì una meraviglia naturale e ispirato il tuo popolo con una maestà dell'universo. Ci sono i diamanti sotto l'Everest. Qui ci sono le perle. Vabbè, ne ha trovate di risorse il mio tipo. Siamo nel 3235 a.C., ragazzi, eh. Te sei rientrato nei. Quindi ti puoi. Possiamo aggiornarli ad arciere, ragazzi, per 140. Quindi io lo faccio. Adesso abbiamo i nostri arcieri. Urca! Fortifica. Samasa, il prossimo gioco su Epic è Battlefront, probabile lo prenda per giocarci con qualcuno. Assolutamente prendilo perché lo farò pure io. Mi sembra che esce giorno 14 se non erro. Sì, da prendere, poi riguardo all'universo Star Wars io lo prendo sicuro. Altra espansione di Roma. Magari inizierà a beccare un po' di elefanti, che dite? Altri 13 turni per avere un colonio. Hai incontrato una nuova città-stato. Stavolta Stoccolma, ragazzi. Eccola qui. Chissà quale sarà la richiesta. Missioni. Attivo un'ispirazione per il progresso civico Primo Impero. Ricompensa un emissario. E li dovrò fare ste missioni. Fortifica pure te. Forse dentro la città si fortifica di più. Vediamo se è la stessa cosa del 5. Vediamo se si fortifica di più. Spotkanie przez Boga błogosławione. Pewnam tego. Jam Jadwiga, król Polski. Abbiamo trovato Jadwiga, regina della Grande Polonia. Potrebbe
Parliamo della tua capitale. Naturalmente sarò ben lieto di parlare della Polonia, se lo desideri. Scambiarci informazioni sulle nostre capitali è un'ottima idea. Ci aiuterà a promuovere il commercio. Scusa, ma ora come ora non possiamo darti queste informazioni. Sì, è un po' difficile sta cosa. Non sappiamo che intenzioni abbia la Polonia. Samasa, non ho mai giocato uno Star Wars, ho visto tutti i film ma non i giochi. KOTOR è dell'universo Star Wars, quello che ho portato l'altra volta in live. La scoperta di un altro continente ci ha fatto comprendere che c'è un mondo intero di opportunità commerciali pronte per essere colte. Dopo aver incontrato un'altra civiltà, hai compreso quanto sia necessario disporre di nuovi metodi di comunicazioni. Imbusto sulla tecnologia. Nuovo continente scoperto. Hai incontrato una nuova civiltà. Imbusto tecnologico, scrittura. Poi l'ha trovato un altro continente, raga. Ma io ancora sto qui. Cazzo, l'ha trovato quello. Dov'è il mio scout? Bau bau, dove sei? Eccolo qua. Minchia, un altro continente, vedi, c'è il mare qua. O forse perché ho trovato questa qua, la rota dei venti. Ma sì, l'importante è che sappiamo ci sono più continenti, non è un mondo Pangea. Prossimo turno! Esplorare un'altra ci sta stato, ho trovato Zanzibar. Tutte e due le trovo. Nuova missione, imbusto filosofia politica. Ok, arcieri. Gettata 2. Sfruttiamo gli arcieri. Prossimi turni, ragazzi, dobbiamo decidere dove fondare la città, Andando con gli arcieri, ragazzi, demolisco. E con loro li finisco. Yerevan, un'altra l'ha trovata. Ma dove? Ma qua è pieno, raga. Quindi qua e poi, ragazzi, si dovrà decidere se distruggerle o meno. Perché comunque troppe città-stato significa che loro sfruttano le risorse della zona e te non puoi espanderti. Quindi poi pian piano qualcuna la sacrificherai. C'è l'accampamento, quindi muoviamoci. Prossimo turno, questi dobbiamo farli fuori. 5 turni al colono, ragazzi. Ti ho inviato una delegazione che reca il dono di Pisanga. Sono stati benedetti e non si possono più considerare una tradizione pagana. Dai, cerchiamo di mantenere buoni rapporti con i Polanski. Un bel po' di danno mi hanno fatto. Ho rischiato ad attaccare, però devo togliergli l'accampamento. È ad obbligo. Beccare Tandoro, ragazzi, ci permette di espanderci, quindi in un certo senso conviene. Potrei comprare appunto i cavalli o gli elefanti. Gli elefanti, ad esempio, ragazzi, qua a Lavorio mi dà addirittura 3 di produzione. Quindi compro questa. E adesso posso mandargli il lavoratore a sfruttare quella risorsa. Sì, non so, allora la risorsa principale non sono gli elefanti veri e propri, ma comunque sono l'avorio.
sfrutti l'avorio. Però non so che se ti sia legato poi la possibilità di fare gli elefanti corazzati. Eh sì, alla prossima, quando raggiungeremo 200 e passa, prenderemo. Poi comunque c'è anche un'espansione naturale della mappa. Che bastardo. No, dai, lo scout mi ha ammazzato il guerriero. Bastardo infame. E ti ammazzo direttamente, fa un culo. Stronzo. Devo battere in ritirata adesso. Per forza. Dentro la città, veloci. Costruisci un campo. Allora, condizionere ti dice acqua dolce, resa regionale, nuove risorse meno poche. Ok. Costruiamo un campo che è per sfruttare questa risorsa al meglio. እኔ የይሁዳን በሳ ቤቴና ሀረገ ትውልዴ ሰለሞናዊ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ሚኒሊክ ነኝ። ሰላም። Abbiamo scoperto l'imperatore dell'Etiopia. Dov'è la capitale etiope? Addis Abeba, eccola qui. Cracovia di livello 3. Noi che livello siamo? A livello 3. Gli etiopi sono leggermente più scarsi di noi nella crescita. Questo è per distruggere il miglioramento, ma non ci conviene. Adesso addormenta l'unità. Loro rientrano. Un turno, ragazzi, dobbiamo decidere dove fondare la nostra città. John Curtin. I speak for the people of Australia as their Prime Minister. We seek sympathetic allies in the fight against the Hawks of War. Mi piace molto questa grafica fancy, ragazzi. È molto dettagliata, come vedete anche il tessuto è spettacolare. Madò, raga. Canberra. Ah, l'abbiamo scoperto perché comunque era legato al fatto che ha trovato. Si sono incontrati gli scout. Ecco perché. Diciamo, più vicini sono gli etiopi. E allora. Manca un turno, raga. Manca un turno. Io, ragazzi, la fondo qui la prossima città, eh. Facciamo una città. Allora, ci sconsigliano i punti rossi, ovviamente. Disponibilità d'acqua sulla costa. Andiamo qui. Proprio qui vorrei farla. Altro colono mi consiglia. Ma io devo fare almeno un guerriero, raga. Altrimenti così resto bloccato. Perché non ho difese? No, un altro guerriero devo farlo per forza. Noi siamo amici sinceri delle civiltà minori. Mi rallegra che tu riconosca questo fatto. Arrivederci. Chi cazzo ti conosce? Penso che l'argilla debba sentirsi contenta tra le mani del basaio. Certo, perché la tocca tutta. Si diverte il basaio. E anche l'argilla stessa. Ci consiglia un cacchio la signora. Quindi andiamo, ragazzi, per progressi più rapidi. Che dite? Vado 101 turni per imparare le equitazioni. Capisco che siamo nel 3000 a.C. Ok. Dai, facciamo la scrittura. 21 turni. Barbari, sono dentro casa, ragazzi.
Mi hanno razziato la fattoria e sono sceso di secondo livello, ragazzi. Bastardi. Barbari infami. Sì, beh, io quando gioco questi giochi mi piazzo male. Eliminati. Sveglio unità e vai a riparare la fattoria. Colono, ragazzi, fondiamo la città di... Vabbè, non mi serve il bomba. Disporre una città sulla costa ha permesso alla tua civiltà di acquisire preziose esperienze in materia di navigazione. Ostia, ragazzi! Si sono uniti, fusi territori con Roma. Si è avviata anche la produzione di una strada, una via. Ostia, addirittura. Subito mi consigli di produrre un arciere. Ok. Barbari sono alle porte. È nata Ostia, ragazzi, abbiamo fondato Ostia. بفضل من الواحد الأحد القوي المنتصر الدائم الذي لا ينتهي ملكه أرسل إليك تحياتي يا صديقي العزيز. Non l'ho capito, cosa mi ha chiesto, però ho capito le sue intenzioni, è un bravo uomo. È un onore incontrarti, Saladino, che noi scontriamo sempre in Stronghold Crusader e gli facciamo il culo, però qua lo vogliamo bene. Ci darebbe un grande piacere sperimentare la vostra ospitalità. Adesso sappiamo che Saladino, dove cacchio è? Eccolo qua, il Cairo. Può essere. Sì, Impero Arabo. Beh, storicamente Saladino con l'Egitto, boh, più Gerusalemme gli aveva fatto fondare, però ha difeso Gerusalemme con tutti i suoi mezzi, però comunque va bene, ci sta. Quindi conto, ha riunito tutti i vessilli arabi. Ok. Cerchiamo di capire adesso. Allora, prima abbiamo visto che c'era un accampamento proprio qua a nord. Ma guarda chi c'è. Guarda, un altro lupacchiotto. 62, cioè l'abbiamo demolito quello lì. Quello scappa via. Di qua. Direttamente attacco a distanza, riesci? No. Te ripara. Madonna, che sono veloce. Torna a casa Alessi. E sono avanzati, provano in qualche maniera. Io te lo ammazzo, però. Mica sono scemo. Vediamo se possiamo costruire qualche miglioramento qui per i cavallini. Devo stare attento però a questi qua perché fanno male i lancieri. No, mi sa che è a lezione Samasa. Pietro è a lezione, quindi difficilmente risponderà. Torna a casa, Alessi! Abbiamo buoni rapporti con Saladino, con Menelik, con Edvige, ma con John Curtis. Vediamo se riusciamo a
Dichiarazione di amicizia. Spero che tu mi capisca. Al momento non possiamo impegnarci con un gesto formale. Questo è più merdoso, questo qua. Questo è un pezzo di merda.